Bellissima giornata oggi, come sempre al solito la Calabria, specialmente Pizzo Calabro, come ogni giorno baciata dal sole, è una cosa importantissima. Siamo qui, stiamo aspettando la fanfara che parta dal comune di Pizzo Calabro, via del Corso Garibaldi, e arriverà in Piazza della Repubblica più tardi verso le 18:30. Andiamo ad intervistare la signora che è qui presente con noi. Parliamo con lui? No? Parliamo con lei? No, parliamo con questa bellissima. Parliamo, guarda, tutti quanti sono timidi oggi, invece di essere così con noi, comprensivi di parlare. Allora, la signora, ci siamo. Cristina, parliamo con questo signore, perché a me interessa tantissimo, guarda. Quando vedo questo stemma della Juventus, per me vedo il sole, come oggi il sole del nostro club. Il club? Club Juventus di Pignano. Di Pignano, Calabrese come da noi. Vicino Cosenza, giochiamo in casa. Come mai oggi a Pizzo? Abbiamo fatto una gita con una coppia di amici per il nostro Raccosenza. Sapete oggi che c'è anche la fanfara? No, non lo sapevamo. Adesso scendono dal comune di Pizzo, il tragitto è verso il Corso Garibaldi e poi arriveranno in Piazza della Repubblica. Allora ci fermiamo un altro po'. Mi fermate qui perché è bello. Voi quando scegliete la Calabria, Pizzo Calabro, è la cosa più bella, vero? Ma noi spesso e volentieri da Cosenza è una camminata. È bello. Io preferisco sempre venire al mare qui, al Ciringuito. Il Ciringuito dove io faccio anche il karaoke, vedi? Allora qualche sabato è una coincidenza. Una coincidenza di vecchia data. Ah, è vero. Allora, trasferte ne fate ogni anno, sì. Trasferte 4 sicure all'anno. Ok. Quindi. Allora, hai detto che ti chiami? Francesco. Francesco, ti ringrazio e benvenuto. Piacere, in Calabria, grazie, a Pizzo Calabro. Grazie. English? Yes. Siamo, ci siamo? Ci siamo. Io non parlo inglese, parlo italiano, va bene? Capisci italiano? No. No, e allora solamente una parola in inglese. What's your name? Paola, hello. Michela. Michela e Paola, ho detto bene? Yes. Benvenuti in Calabria, Pizzo Calabro, sole. Yes. Piace. Avete assaggiato il tartufo di Pizzo? Tartufo? Yes. 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 Buono, ottimo. Perfetto. Ottimo. Buono, yes. Buono. Yes. Beautiful, beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. Good, 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 good. Mi suggerisce la signora, perché io in inglese non sto niente, la verità. Mi può parlare lei in inglese per tradurre alla signora, ai signori qua? Allora, mi puoi dire come si trovano in Calabria le signore? Lo può dire in inglese lei? Non parlo inglese. Ah, non parli inglese? Sono calabrese. Ah, calabrese. Allora, grazie Paola. Grazie. Grazie Michela. Ciao. Grazie. Ciao. Buon pomeriggio. Salve. Da dove arrivate? Cosenza. Ah, che bella Cosenza. I nostri calabresi ogni domenica scelgono sempre la città di Pizzo. Perché scegliete Pizzo Calabro? Perché è un borgo bellissimo, dai. Piace? Tanto certo, la piace. Gastronomia senza paragone. In particolare? Pepe nero, se posso dirlo. Ci mancherebbe, ci fanno anche delle pubblicità. È chiaro, chiaro. Certo, va bene, c'è anche il gelati, tutto quanto. Non sono un amante del gelato, spero sono buoni. Dai, è un bel clima, dai, bello, si respira un'aria pura poi, di borghi. Oggi è una giornata particolare, adesso arriva la fanfara. Vediamo. A cavallo. Stiamo aspettando. Arriveranno dal comune di Pizzo, faranno il Corso Garibaldi e arriveranno giù in Piazza della Repubblica. Aspettiamo. Aspettiamo? Certamente. Forza Cosenza, vai. Grazie. Ci siamo. Buon pomeriggio da Pizzo Calabro. Siamo qui in Piazza della Repubblica aspettando la fanfara. Sono con Franco. Lo schiavo, per te che cos'è la fanfara? Per me è una sfilata di cavalli, dove bene o male suonano una banda, diciamo. E io l'ho vista a Siena, da 10 anni ormai. Comunque è una bellissima manifestazione, dove bene o male vedo molta gente, vedo la più bella cosa è che la piazza è vuota. Che è una bellissima piazza, è un salotto per noi pizzitani, per questo sì, mi piace moltissimo. Un'altra cosa importantissima, la fanfara è fatta sempre nelle grandi città.
Sì, l'ho vista, te lo sto dicendo, l'ho vista a Siena 10 anni fa ed è bellissima, è una bella squadra di cavalli con carabinieri oppure soldati oppure tutti messi in divisa, è spettacolare, è una cosa molto bellissima. Beh, possiamo anche dire che per Pizzo è veramente un grande piacere ospitare, certo, la Pampara. Male, è sempre una cosa d'arte, storia, diciamo, va. È bellissimo. Allora, grazie a Franco Lo Schiavo da Pizzo Calabro, aspettando la fanfara perché arriverà in Piazza della Repubblica alle ore 18:30 da Pizzo Calabro. Ciao. Si riprende qualcosa perché è importantissimo. Andiamo a parlare con questo signore. Buon pomeriggio da Pizzo Calabro, come ti chiami? Andrea. Andrea, da dove arrivi? Io arrivo da Acropoli Marina. Oh, fantastica, cioè, dall'altro città. Lato. Bellissima, fantastica davvero. Come mai a Pizzo? Siamo venuti a vedere un pochettino il Pizzo, bellissima serata, a assaggiare tartufo rinomatissimo, per passare una bella serata. Sai che oggi, a più tardi, manca poco, perché adesso arriverà la fanfara qui. Ci avevano informato, infatti stavamo aspettando proprio l'evento. È bellissima da vedere. Allora, hai detto che ti chiami? Andrea. Andrea, grazie del Pizzo Calabro e forza Acropoli Marina. Grazie, buona serata. Salve. Buonasera. Come vi chiamate? Mi chiamo Valerie. Valerie? Sì. Lei si chiama? Come si chiama lei? José. José, lei? Carla. Cola, lei? Andrea. Andrea parla bene l'italiano, parla sì, bene. Sì, come sì. Mai a Pizzo Calabro? Calabria? Mi piace. Piace, Pizzo. Beautiful, che cosa è beautiful? Sì, bellissimo. Bello, adesso arrivano i cavalli, fanfara. Sì, adesso, più tardi, sì. Tra 10 minuti arriveranno qua a Pizzo. Sì. Ok, cosa avete mangiato? Tartufo, Samuele. Il tartufo qua vanno a ruba, va. Parliamo sempre dei gelati perché i gelati non mancano mai. Ma non è tartufo. No, tartufo gelato. Gelato. Facciamo un po' di pubblicità se vogliamo. Ah, la facciamo al Bar Dante, al Bar Ercole, Bar Chatois, Bar Gatto, Bar Raffaele, tutti i bar di Pizzo Calabro, dai, perché li dobbiamo fare, la verità. Non dobbiamo essere solamente da parte. Lavoriamo per tutti quanti. Allora, viva la Calabria! Viva la Calabria! Viva la Calabria! Viva la Calabria! Brava, che bello, che bello! Aspettiamo la fanfara! Però noi sappiamo che il trasporto era già presente. Utilizziamo il chiave e diciamo il cane. Il mito del cane aiuta a considerare il cane mascolto. Sappiamo che la femmina è più intelligente, quindi apprende meglio. No, non è piaggeria, guardi, sono trasferte dei cavalli della terra. Chi governa il branco è la femmina, ma non il maschio è la forza. Ma nasce nel 1814, esattamente quando è nata l'arma è nata a cavallo. E... guardalo!